Do il gas. L'apparecchio stenta un poco a mettersi sul gradino e poi prende velocità e si stacca. Tutto qui? Dico fra me. Questo sarebbe il terribile M39? Prendo quota senza accennare a virare. L'apparecchio risponde bene. È una bellezza. Ora ti faccio fare una viratina. Un po' di leva a destra. E l'M39 quasi si sdraia su un fianco? Correggo, dando un pochino a sinistra. E no, tu esageri. Ora ti butti tutto dall'altra parte. Stai buono, cavallino. Perché appena ti riporto in scuderia, ti chiedo tante scuse e ti saluto per sempre. Non ti ho dato nessuna confidenza e tu te la sei presa con me. La leva non la muovo più, perché con te le redini non si possono allentare. Così va bene. Fermo io con i comandi e fermo tu. Però, per tornare a casa, mi permetterai di prendere la direzione giusta? Intanto stai buono. Guarda, se non ci fosse questo ventaccio, ti farei una carezza sul collo. Cerco di prendere la direzione giusta per ammarare, senza che il cavallino se ne accorga. Scendo dall'apparecchio e tiro un grande sospiro. E mi accorgo di essere madido di sudore. In seguito, capii meglio l'M39 e cercai di farmi capire da lui. Prima del decollo, mi avevano sì detto di eseguire manovre delicate e misurate, ma non pensavo che le difficoltà fossero così gravi. Queste sono le parole di Paolo Arcangeletti, pilota del reparto alta velocità, che raccontava la sua esperienza con il Macchi M39. In seguito alla vittoria dello statunitense James Doolittle nell'edizione del 1925 della Coppa Schneider, svoltasi a Baltimora ai comandi del Curtiss R3C2 e alla luce delle prestazioni offerte dagli idrocorsa britannici Gloster 3 e Supermarine S4, tutti con configurazione a scarponi, il Ministero della Regia Aeronautica emise una richiesta datata 4 febbraio 1926 per un nuovo modello con analoghe caratteristiche e che fosse equipaggiato con un motore in grado di erogare almeno 800 cavalli. Allo scopo di soddisfare tale esigenza, l'ufficio tecnico dell'aeronautica Macchi, diretto dall'ingegner Mario Castoldi, decise di abbandonare l'impostazione a scafo centrale, fino ad allora utilizzata nella realizzazione dei propri idrocorsa, per concentrarsi sulla configurazione già adottata dalla concorrenza, cioè un idrovolante con fusoliera convenzionale abbinata a una struttura a doppio galleggiante e unico piano alare a profilo sottile. Tuttavia, questa soluzione, se da un lato offriva una minore resistenza aerodinamica, dall'altro presentava una maggiore difficoltà nel pilotaggio, soprattutto nelle manovre di flottaggio. Nacque così il Macchi M39, vincitore ai comandi di Mario De Bernardi dell'edizione della Schneider del 1926. Il Macchi 39, per le sue soluzioni tecniche, segnò un nuovo punto di riferimento nella evoluzione dei velivoli da competizione. Si trattava di una macchina eccezionale, che impressionò sin dalle prime prove per le sue caratteristiche avanzate e per la sofisticata aerodinamica. La fusoliera era realizzata con una struttura interamente lignea, rivestita in compensato e, soltanto nelle sezioni in prossimità del motore, in metallo. Anche l'ala utilizzava lo stesso principio, due longheroni scatolati in abete, sui quali erano inserite le centine alleggerite che supportavano un rivestimento in compensato. L'ala era rinforzata con una serie di tiranti in acciaio ad alta resistenza che collegavano gli scarponi con i longheroni e questi ultimi con l'ordinata parafiamma. L'elica era inizialmente lignea, per poi essere trasformata in una interamente metallica con la regolazione del passo a terra. La caratteristica che distingueva questo aereo dai precedenti era sicuramente la presenza di radiatori a sfioramento sul dorso e ventre delle ali e sulla parte anteriore del muso. Questi erano realizzati con dei tubi in ottone di spessore ridotto, all'interno dei quali scorreva il liquido di raffreddamento. Alla meticolosa progettazione della cellula fece riscontro un accurato sviluppo del motore, che fu progettato appositamente dall'ingegnere Tranquillo Zerbi, responsabile del settore presso la Fiat. Il nuovo motore
era una evoluzione del Fiat A22T, ma di dimensioni maggiori e più elevate prestazioni. Traeva spunto dallo statunitense Curtiss D12, mantenendo la stessa architettura a 12 cilindri a V, ma adottando pistoni in lega di magnesio, cilindri separati realizzati in acciaio e teste in lega d'alluminio. Ne risultò un motore con una cilindrata di oltre 31 litri, 12 cilindri a V di 60 gradi, con 4 valvole per cilindro, non sovralimentato, raffreddato a liquido e in grado di erogare una potenza di 850 cavalli. Il nuovo propulsore fu designato Fiat AS2, dove la A sta per aviazione e la S era l'abbreviazione di spinto, e caratterizzava, come gli analoghi modelli che lo seguirono, un motore espressamente progettato per le competizioni. L'aereo, comunque, non era di facile pilotaggio, e non solo in volo. In acqua, la forte coppia dell'elica sbilanciava l'assetto, e per compensare questa tendenza si rese necessario realizzare scarponi leggermente asimmetrici. Analoga soluzione fu scelta per l'ala. Soddisfatto dei progetti preliminari, il Ministero emise un ordine di fornitura per 5 esemplari, 2 destinati all'allenamento dei piloti, caratterizzati da un'apertura alare di 10,23 metri e dal diverso propulsore. Si trattava infatti di un Fiat A22 da 600 cavalli, abbinato a un'elica linea bipala, identificati con le matricole militari 72 e 73. Differentemente, gli altri 3, con le matricole 74, 75 e 76, dovevano essere allestiti in configurazione corsa, equipaggiati con il motore AS2, dotato di elica bipala metallica e con apertura ridotta a 9,26 metri. Il primo M39 a staccarsi dalla superficie del lago di Varese, di fronte all'idroscalo della Schiranna, di proprietà Macchi, fu il matricola militare 72 da allenamento, con ai comandi Romeo Sartori il 6 luglio 1926, mentre il primo esemplare da competizione volò il successivo 6 settembre. Diversi inconvenienti tuttavia turbarono i collaudi dell'M39. Il 21 settembre, a causa di un improvviso stallo aerodinamico, il capitano Vittorio Centurione Scotto, ai comandi di uno dei 2 esemplari da allenamento, perse il controllo del velivolo, rimanendo ucciso nell'incidente. Pur raggiungendo la velocità di 414 km/h nel collaudo del 17 settembre, dalle prove emersero una serie di inconvenienti, sia nel volo con problemi di manovrabilità, sia nella parte tecnica, poiché si riscontrarono difficoltà nella carburazione del motore AS2. In questo secondo caso si cercò di superare questa difficoltà, ricorrendo anche all'esperienza del pilota collaudatore Mario De Bernardi. Lo sviluppo dell'M39 comunque non si arrestò e la Macchi ne completò le 2 varianti, consentendo all'Italia di tornare in gara con una macchina radicalmente nuova, l'M39, che fu anche il primo idrocorsa italiano dipinto completamente di rosso, il colore assegnato all'Italia nelle competizioni di velocità. Il 13 novembre 1926, i 3 M39 in configurazione gara presero parte all'edizione della Coppa Schneider sul circuito di Hampton Roads nei pressi di Norfolk, Virginia, Stati Uniti d'America. L'M39 con matricola militare 76, condotto dal maggiore Mario De Bernardi e iscritto con il numero di gara 5, riuscì a conquistare la prima posizione alla velocità media di 396,698 km/h, aggiudicandosi così la terza vittoria per l'Italia. Troppo tardi però per strappare il trofeo agli avversari, dato che il regolamento prevedeva la sua consegna dopo 3 primi posti, ma entro le prime 5 edizioni. Nella gara, l'M39 matricola militare 74 con numero di gara 1, pilotato da Adriano Bacula, si aggiudicò anche il terzo posto, mentre il terzo esemplare matricola militare 75, numero di gara 3 e affidato ad Arturo Ferrarin, dovette ritirarsi per problemi di lubrificazione al motore. In quell'occasione gli avversari statunitensi rivelarono tutto il loro spirito sportivo, in quanto
a fronte dell'estrema difficoltà di messa a punto del motore S2, fornirono alla squadra italiana alcune candele di propria produzione, garantendo così la partecipazione degli M39 alla gara. Negli anni successivi, l'M39 continuò ad essere utilizzato per l'allenamento nel reparto sperimentale alta velocità, risultando nuovamente fatale ad uno dei suoi piloti, quando il 19 giugno 1927, ai comandi dell'unico esemplare da allenamento rimasto, perse la vita il tenente Salvatore Borra. L'esperienza acquisita con questo idrocorsa servì a Castoldi per sviluppare i suoi successori, come M52 e M67. L'unico Macchi M39 esistente al mondo con matricola militare 76, vincitore della gara del 1926, è ora conservato presso il Museo Storico dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle, sul lago di Bracciano.